facciamo? L'idea è semplice, quella che si vede, c'è uno spazio chiuso disegnato dove un artista ha colloquiato o meno con il progettista, ma io direi pure il progettista si è forse disegnato uno spazio in virtù delle idee del pittore o dello scultore. L'architettura non dovrebbe dimenticare che c'è una dimensione del segno che deve essere sicuramente evocativo, ma insomma il fine qual è? Che si entra in questi piccoli spazi, ci si ritrova non ad osservare ma a essere, e questa è la magia dell'incontro. Nell'antichità gli architetti lavoravano con gli artisti e creavano questi spazi magici che erano magari le chiese, dove l'idea era di andare a praticare la propria religione, ma anche quella di ritrovare una spazialità di riflessione. Quindi io credo fermamente che l'architettura abbia questa responsabilità, il fatto di creare degli spazi assolutamente da vivere praticamente, ma siano da dare come dimensione riflessiva, esistenziale, anche una piazza ha lo stesso compito, insomma.